Sono tornato sulla gradinata, quindi sono salito lentamente fino allo spiazzo superiore. Questi stretti ripiani assomigliano a quelli che si succedono sulla ripida costiera triestina, dal mare fino all'inizio dell'altopiano carsico. Lì però i terrazzamenti, nascosti tra le acacie e i fitti roveti, seguono sinuosi la linea della costa. Da lì puoi entrare nelle vigne, e ora a destra, ora a sinistra, dove le vecchie viti fronteggiano il sole, costringendolo a nobilitare in neri grappoli il succo color rame della terra. Ma quando mi trovavo qui, non mi apparve mai l'immagine delle magnifiche scalette che collegano il mare turchino al cielo azzurro, nei filari sui ripiani lunghi e oscuri. Qui la morte metteva in scena la propria vendemmia, in tutte e quattro le stagioni, dato che per inaridirsi e perdere succhi vitali, ogni periodo dell'anno era buono. Eppure quando il mio sguardo fissa i nomi incisi sulle colonnine basse, obliquamente tronche, mi dico che altrove lo sterminio è stato molto più sconvolgente. Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen, le testimonianze provenienti da quei luoghi sono rivelazioni immani anche per chi in un lager ci ha abitato. L'immagine della gradinata nella cava di Mauthausen, per esempio. 176 gradini, 10 pianerottoli. I corpi zebrati dovevano inerpicarsi 6 volte al giorno, fino in cima alla gradinata, con una pesante pietra sulle spalle. E quella pietra doveva essere pesante davvero, dato che lassù uno stretto sentiero correva lungo l'orlo di un precipizio, e di là un capò che buttava giù con uno spintone chi, a suo giudizio, aveva una pietra troppo piccola sulle spalle. Quello strapiombo veniva chiamato la parete dei paracadutisti. Ma si poteva cadere già sulla gradinata, dal momento che i corpi erano magri e le pietre grandi, e i gradini erano costituiti da sassi diseguali e posti di traverso. Quando poi alle guardie saltava il ghiribizzo, respingevano indietro dalla cima della gradinata quelli che si erano trascinati ansimando fin lassù, facendoli rovinare su chi stava sopravvenendo, e così arrotolare giù era un misto di pietre bianche e masse striate. Certo, questo sterminio non era troppo diverso dallo sterminio che si verifica nella nostra cava di pietra, ma il raccapriccio che provoca quella gradinata è particolare anche per chi ha avuto molte esperienze di campi di concentramento. Da tempo mi sono reso conto che le mie vicende sono in realtà molto modeste, se paragonate a quelle descritte da altri nei loro ricordi. E poi io collegavo ciò che vedevo con i miei fantasmi giovanili. Un mondo vuoto il mio, che si popolava di volta in volta con le ombre degli sventurati che seguivo con gli occhi. Solo con gli occhi, sì, perché non permettevo che quelle immagini mi penetrassero in profondità. E non avevo neppure bisogno di ricorrere alla forza di volontà. Credo che fin dal primo contatto con la realtà del campo di concentramento, tutta la mia struttura spirituale fosse sprofondata in una nebbia stagnante, che filtrava ogni singolo fatto, togliendo efficacia alla sua forza espressiva. La paura mi aveva intorpidito tutto l'intreccio dei recettori nervosi, tutto il reticolo dei capillari più sottili, ma allo stesso tempo la paura mi proteggeva da un pericolo ben più grave, quello di un totale adattamento alla realtà. Ecco il perché della mia mancanza di curiosità e del fatto che non mi passava neanche per la testa di mandare a mente i nomi dei caporioni o di interessarmi a quale fazione appartenessero i pezzi grossi o di seguire la politica interna del campo. Di tutto questo mi resi conto quando lessi le testimonianze degli altri sopravvissuti. Sia come interprete che più tardi come infermiere, rimasi confuso tra la folla, cellula sbigottita di un silenzioso terrore collettivo. Terrore che senza preavviso mi si aggrappò addosso già la prima settimana, quando, sbarcati dai carri bestiame, entrammo nei grandi bagni di Dachau. E non era un segno di debolezza,
Dopo 4 anni di vita militare e di guerra ci si è ormai sbarazzati delle abitudini che si avevano da civili e non ti sorprendono più nelle frotte dei corpi nudi, nella rasatura dei capelli, nei fantasmi simili a pagliacci in abiti troppo lunghi o troppo corti. A contatto con la casta dei caporali e dei sergenti, un anacleta ha avuto modo di constatare a sufficienza quanto siano astratti il valore della civiltà e quello della cortesia. Ma se la cattiveria dei caporali era generata da ristrettezza mentale o da un complesso di inferiorità? Le urla che risuonavano nei bagni sorgevano da una smania distruttrice, che in quel momento la mia mente non afferrò, ma che il mio organismo assorbì una volta per tutte. Perciò non servirebbe a nulla mettere in rilievo il misero spettacolo del taglio dei peli sotto l'ascella o sul pube, e l'insopportabile bruciore provocato dal liquido con cui poi te li disinfettavano. C'era la morte nell'aria. La respiravi? E non si era ancora fatto giorno che già i nostri corpi rasati, lavati e spalmati di disinfettante stavano nudi nella neve di febbraio. Già, adesso mi pare quasi puerile lo spavento provato in quei momenti. Puerile quell'intuizione organica di star subendo un'imboscata tesa alla tua vita. Se per mesi e mesi lo spettacolo si ripete, ti ci adatti, se non ci lasci prima la pelle, si capisce? Non è che ti adatti al pensiero che morirai, ma all'idea che tutto è regolato in modo da farti morire in breve tempo, con certezza quasi assoluta. La forza di questa presa di coscienza, fatta quando il corpo è ancora sano, è molto più avvilente che non dopo, quando l'organismo si è indebolito e i tessuti si sono almeno in parte atrofizzati. Certo, chi si era già imbattuto nei nazisti sapeva che nei loro campi non c'era da aspettarsi nulla di buono. Tuttavia, il primo trauma all'entrata nel mondo crematorio è decisivo. La stessa economia dello sterminio esige che sia decisivo. Camminare e correre nudi sulla neve, la lunga attesa nella baracca in piena corrente d'aria, poi di nuovo correre sulla neve dopo aver dovuto lasciare per sempre la biancheria di lana, gli abiti invernali e il cappotto. Ora non saprei dire se il mio sguardo fosse sconcertato o torbido, e neppure saprei definire come mi sentivo, quando con i calzoni militari che mi arrivavano poco sotto il ginocchio, andai in calzini e zoccoli davanti alla baracca, dove poi aspettammo in piedi nella neve per un'eternità. Avevo freddo, certo, perché ero senza maglione e con i polpacci nudi, ma questo mi pare niente in confronto a quando, qui su questi ripiani, giorno dopo giorno, stavamo nella neve per ore interminabili, picciandoci in grandi grappoli per non lasciar disperdere le calorie superstiti. Questo era un freddo diverso. E quei grappoli dondolavano come se i corpi magri sprigionassero l'esigenza di un caldo e narcotizzante oscillare cosmico. Forse era anche la fame, che cercava di farsi dimenticare attraverso quell'ondeggiamento, ma i corpi uniti si muovevano lenti, con dondolio lieve e rincuorante di una superiore e invisibile benevolenza materna. Insomma, il freddo di Dachau era un freddo da principianti, anche se mi avrebbe comunque ucciso se non fossi riuscito, come feci, a procurarmi un pullover. Era piccolo, senza maniche, ma le sue maglie di lana mi avvolgevano il torace. Attraverso la camicia sentivo che c'erano le maglie e che erano di lana, tutto merito dei pacchetti di Morava. E nonostante le urla, i lavaggi, gli occhi in agguato e il corpo nudo, ero riuscito a portare fuori dal bagno i pacchetti e il fazzoletto in cui li tenevo avvolti. Mia me li aveva portati in prigione e il direttore, o chi per lui, me li aveva consegnati prima della partenza. Era stato certo lautamente remunerato per essere così disponibile. Lei però non sapeva che mi avrebbero portato via e meno che mai immaginava dove sarebbero andate a finire le sue sigarette. Durante il viaggio ne avevamo fumate parecchie, ma me ne rimanevano ancora 3 o 4 pacchetti nel fazzoletto mentre correvo nudo sulla neve. 10 morava, forse 15, non ricordo più, per un pullover. Ciò vuol dire che dando fondo al mio patrimonio avrei potuto procurarmi un paio di calze lunghe e un paio di calzoni un po' meno corti di quelli che avevo.
Non eravamo ancora arrivati al punto di desiderare, con tutto il nostro essere, la brodaglia di mezzogiorno, quando dovemmo di nuovo spogliarci nella neve e attendere davanti alla baracca del magazzino la distribuzione delle uniformi zebrate. Era pomeriggio e un vento assassino soffiava sotto un cielo di nuvole basse. Già da alcuni giorni non digerivo più, non avevo fame. Voltavo e rivoltavo il mio corpo come se gli potesse giovare che il vento invernale lo colpisse di taglio anziché di piatto. Non ebbi fame per tutto il viaggio fino in Alsazia e nemmeno per tutti i giorni trascorsi a Markirk. Ciò rese il mio incontro con l'Alsazia ancora più misero che se avessi avuto freddo soltanto perché l'aiuta che mi copriva era troppo sottile. Certo, ci sembrò di essere giunti in un paese conosciuto quando alla stazione vedemmo una scritta in francese cancellata con la calce per far posto a quella in tedesco. Ci ritrovammo in mezzo a un popolo che non aveva ripudiato le leggi del cuore, perché mentre la nostra colonna arrancava nel deserto del primo mattino con i ritmici schiocchi delle suole di legno sull'acciottolato della strada, dietro le finestre delle casette, scorgemmo donne che si portavano il fazzoletto agli occhi. Era la prima volta che vedevamo una cosa del genere da quando era iniziata la nostra dannazione. E così quel nostro compagno, che qualche giorno dopo non si svegliò più dal suo giaciglio, se ne andò portando nelle sue fibre una parvenza di legame con la comunità umana. 3 settimane erano bastate per mandarlo all'altro mondo. Ad andarsene per primi furono proprio i più robusti. Di solito non resistevano alle conseguenze della prima scossa. Una brodaglia acquosa e 12 ore di lavoro in galleria. Nella galleria le correnti d'aria, fuori la neve. Ma non era questo il peggio. Era il ritmo a essere letale. Frenetiche le partenze, frenetici i ritorni. Quel buttar giù il cibo in fretta fra le interruzioni provocate dalle urla che cacciavano il branco verso la dunata di controllo. Il sonno pesante ma inquieto, spezzato dalle grida della sveglia mattutina, e niente più alba né tramonto, il ritmo febbrile mescolava inizio e fine, buio e luce. Il corpo perdeva il proprio baricentro, non aveva più la sensazione del suo asse verticale quando stava in piedi, né della sua posizione orizzontale quando era sdraiato sul pagliericcio. Si perdeva anche stando distesi. Si scivolava a gambe in avanti, si aveva la sensazione di penzolare e di cadere, ma allo stesso tempo anche di dormire. E il cuore, che viveva nell'attesa angosciosa di essere scosso di soprassalto dalle grida, solo per qualche momento fuggevole riusciva ad abbandonarsi al riposo. Si andava di corsa in corsa anche alle latrine e ai lavatoi. Sollevando le assi del pavimento di quella fabbrica abbandonata, era stato trovato un ruscello. Noi ci calavamo là sotto, verso l'acqua corrente con la quale da un lato ci lavavamo, dall'altro facevamo i nostri bisogni grandi e piccoli, ma in fretta perché dovevamo anche lavare la ciotola e correre ancora per metterci in fila nella neve. No, non avevo fame. E non c'era nessun merito nel lasciare la mia razione di pane ai miei compagni del carso. Loro erano ancora abbastanza coscienti da riuscire a non divorarlo con gli occhi, perciò dal loro sguardo trapelava il dispiacere che per me fosse finita. Mi avevano ormai dato per spacciato. Io stesso mi davo per spacciato e mi parve proprio di stare partendo verso l'ignoto. Quando mi afflosciai a terra, deciso a non andare più in galleria. Il comandante, passando di lì, diede un calcio a quel fagotto zebrato ragomitolato a terra senza peraltro riuscire a risvegliarlo dalla sua sconfinata apatia. Poi un camion mi trasportò fino a qui. Portava un corpo in una cassa e me sopra quella cassa. Alla visita serale, Life mi diede 2 compresse di aspirina e si arrabbiò perché avevo soltanto 38 di febbre. Beh, aveva ragione. Va anche detto però che dal momento che non avevo fame ero un malato vero e proprio. Mi guarì la tranquillità che regnava nel blocco degli inabili. Il capo ce le dava con il manganello, ma solo quando bisognava correre all'appello qui sui ripiani. Per il resto venivamo lasciati tranquilli. Tranquilli per lunghe ore nel freddo, tranquilli per lunghe ore nel blocco. E affamati, continuamente affamati. Sempre più affamati e sempre più tranquilli. L'unico turbamento poteva provocarlo la dissenteria, che richiedeva 20 di uscite al giorno. Alcuni passavano la giornata accucciati fissi sul sedile. In fin dei conti anche la dissenteria portava alla tranquillità.
La fame spariva e il corpo diventava sempre più docile. Allora il pane della razione, che gli altri aspettavano con tutte le cellule tese, gli faceva l'effetto di un cubo d'argilla, una zolla di terriccio acido impastato. In quei momenti la desideravi, la fame, un male che pure sapevi di non poter domare. Ma non so. Quando mi lasciai cadere su questa terra, che ora è cosparsa di ghiaia, forse non desideravo né pane né nulla. Sì, è sulla terra che l'uomo riposa meglio, anche se si trova nel mondo crematorio. Ma quando mi lasciai cadere per la terza volta, credetti sul serio che il riposo sarebbe stato definitivo. Invece me la cavai ancora, come un cane duro a morire. Poi mi aiutò la Weberai, col suo lavoro di ritaglio, stupido e tranquillo. E il patereccio sul palmo della mano, vicino al mio, lo sinistro. Poi arrivarono la quarantena e Jeanne. Così cominciai a scrivere sotto dettatura le anamnesi e le diagnosi per Life. Diventai interprete e segretario del medico capo internato. Ma la mia non era affatto una carica ufficiale nel campo. E non so proprio con che qualifica risultassi iscritto all'infermeria, se come scritturale o come aiutante o come flagger. La mia posizione era singolare, come mi è accaduto parecchie volte nella vita. Prima o poi mi capita sempre di restar fuori dalle graduatorie normali, ma quella volta ciò significava salvarsi dal caos per passare a una tranquillità ordinata. Il disfacimento continuava da tutte e due le parti, tanto nel caos quanto nella tranquillità ordinata. Tuttavia l'uomo si salva dall'anonimato se gli si offre una possibilità di impegno, la coscienza della spersonalizzazione è peggio della fame, e la fame è peggio che mai quando punta all'obiettivo più terribile, dissolvere la personalità. Accanto a Life, invece, aiutavo i malati e così, con la sensazione di essere utile, davo un senso ai miei atti e giustificavo almeno in parte il mio distacco dalla moltitudine che restava a pigiarsi nei blocchi. Sì, era una posizione singolare, che cambiò al momento di sgombrare il campo. Life se ne andò con i suoi amici norvegesi e si congedò da me giustificandosi col fatto che le nostre strade ormai si separavano. Così dovetti andarmene a Dachau, con Rivière. Ma intanto, mentre medici e infermieri mantenevano la loro posizione, all'arrivo a Dachau io ero ridiventato un numero qualsiasi. Devo riconoscere che la responsabilità di questo isolamento fu in gran parte dovuta alla mia allegria a stabilire stretti legami con chiunque. I miei rapporti con gli altri possono essere molto cordiali, ma non evolvono mai fino a una completa intimità. Un po' del mio carattere chiuso deriva probabilmente dagli elementi carsici che porto in me. Una buona parte l'ho ereditata da mia madre, ma il sigillo finale gli è stato impresso dagli anni caotici, seguiti alla Prima Guerra Mondiale.